buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento con il libro, in questa afosissima estate trentina, quindi è tutto molto bello, ma sarà anche tutto molto complicato. Questo è un appuntamento che ha organizzato l'associazione Otranto e di Tutti con il patrocinio del comune di Otranto, che ringraziamo e che ci ha messo a disposizione la bellissima piazzetta San Pietro. Non è un luogo che è stato scelto a caso, devo dire, ma il comune è stato ben contento di concederlo, perché Roberto Cotroneo, che è l'ospite che vedete, il nostro graditissimo ospite, ha cominciato proprio qui. Io ricordo nel 1995-96 fu proprio qui che Roberto presentò il suo libro, e fummo proprio noi, un gruppo di persone un po' più giovani di adesso, ad organizzare proprio qui. Quindi io, nel momento in cui ho fatto la richiesta, ho in qualche maniera così ho chiesto se fosse possibile utilizzare la piazzetta, che comunque è molto bella, molto, molto raccolta, e mi è stato detto sì, e devo dire è una cosa di cui sono stato molto, molto contento. Abbiamo quindi Roberto Cotroneo, che ritorna a Otranto con il suo nuovo libro, con la sua nuova fatica letteraria, come si dice, una frase magari non molto bella, forse un po' abusata, e che torna a Otranto con i demoni meridiani che tanto avevano caratterizzato il libro, che è famoso, che poi ha preso il nome della nostra città, Otranto. Anche lì erano protagonisti dei demoni meridiani, i demoni meridiani ritornano in questa nuova storia, che non è ambientata a Otranto, è ambientata nella campagna romana, in una villa stupefacente, tutta di vetri, senza pareti, di questo chiaramente parleremo, e che è un'ambientazione che, senza correre il pericolo di dare anticipazioni, è sì la scenografia di un racconto, però senza appunto che Roberto mi possa bloccare, è tutto sommato un luogo mentale alla fin fine. Niente, quindi Roberto è con noi, ripropone i demoni meridiani, questa volta romani, se vogliamo dire così, e quindi inizierei subito con le domande, quindi passo subito al cuore del libro, al cuore del racconto, e chiedo a Roberto qual è stata l'idea che un po' lo ha mosso, che lo ha fatto decidere di scrivere questo libro, in cui, leggo dal risvolto di copertina, ci sono un po' le sue ossessioni letterarie ricorrenti, la lotta del bene e il male, questa opposizione, no? questa oscillazione tra bene e male, tra contemporaneo ed arcaico, insomma ci sono un po' tutte le sue ossessioni, se sono poi delle ossessioni. Ecco, volevo sapere qual è stata l'idea di base, di partenza del libro, e se, visto anche il tema, quest'idea ha a che fare, partorita con il periodo della pandemia, se in qualche maniera è inciso nella tua scelta di questi temi, di questi argomenti, quel tempo sospeso, per utilizzare una tua frase che tutti noi quando scriviamo qualsiasi cosa abusiamo, che in qualche maniera appunto ti ha dato l'occasione di scrivere questa tua nuova storia. Ciao, intanto buonasera a tutti. Sono un po' smemorato, chiedo a Anna Maria che è più memoria di me, io non ho mai più presentato niente qua. In questa piazza no, ma okay. Un ritorno dopo 26 anni. 26. Perché io presentai qua se una mattina d'estate un bambino. Ma eravamo rivolti verso la chiesetta di San Pietro. Bene, grazie per essere qua, cercherò di non annoiarvi troppo.
Dunque mi devo ricordare le domande. Allora, la prima domanda è come nasce questa idea? Questa idea nasce, come spesso accade, chiacchierando con il proprio editore, che in quel caso è l'editore della casa editrice dove io lavoro, che è la Neri Bozza. E negli ultimi tempi avevamo pensato, io e Beppe Russo, che è il direttore editoriale, io faccio l'editor della narrativa italiana, cioè pubblico gli autori italiani che scrivono romanzi. E avevamo pensato di provare a fare degli esperimenti sulla riscrittura, per certi aspetti, di alcuni classici che a noi interessavano in modo particolare. La prima volta abbiamo provato con un libro di Conrad che si intitola I Duellanti, o Il Duello, a seconda del modo in cui viene intitolato dagli editori. Abbiamo provato a affidarlo a uno scrittore, non ci è piaciuto il risultato e non l'abbiamo pubblicato. Ma io avevo pensato di fare una cosa su un libro che mi accompagna da sempre, un libro che io ho letto più volte, ho cominciato per la prima volta che ero un ragazzino, ed era Il giro di vita di Henry James. E il mio direttore editoriale, con cui mi do rigorosamente del lei naturalmente, mi dice: perché non lo scrive lei? Io avevo già pensato a chi farlo scrivere, e lui mi ha detto: perché non lo scrive lei? E io, che non avevo minimamente idea di scrivere un libro del genere, mi sono preso qualche giorno per pensarci, ma soprattutto mi sono preso qualche giorno per rileggervi completamente e con una matita in mano e con molta attenzione il libro che non rileggevo da boh, forse 10 anni, una cosa del genere. L'ho riletto e ho detto: va bene, lo faccio io. Ma avevo tutta una serie di cose in mente. La prima è che non avrei riscritto in alcun modo Il giro di vita di Henry James. L'unica somiglianza che questo libro ha con quel libro lì è che è in un luogo, in un hortus conclusus, in un luogo ben definito, che è questa villa alle porte di Roma, come la tenuta di Bly è la villa dove si svolge la vicenda raccontata da Henry James. Che ci sono due figli, nel caso di Henry James, i due figli sono uno più grande e uno più piccolo, il maschio si chiama Miles e la femminuccia si chiama Flora, che c'è un'istitutrice, e in tutti e due i casi c'è un'istitutrice, poi tutto il resto non c'entra niente. Però è anche vero che uno poi fa delle scelte ben precise. Ora, io non so se tu mi farai domande poi ulteriori su questo, quindi non so se parlarne subito, però ti rispondo alla seconda. Dunque, io di solito queste cose non le dico, però ho deciso che non è un problema. Non posso aver tenuto conto della pandemia perché io questo romanzo l'ho scritto in 7 giorni. E avendolo scritto dal 22 al 29 di dicembre del 2020 era tutta un'altra storia. Per cui poi vi spiegherò perché l'ho scritto in 7 giorni, ma anche perché poi ho fatto 16 revisioni del romanzo, quindi non è stata una passeggiata. Però il romanzo tecnicamente io l'ho iniziato il 22 dicembre e l'ho finito il 29 dicembre. E l'ho consegnato all'editore il 1° gennaio, dopo una lettura rapida di quello che ho scritto. Dopodiché poi ne parliamo, perché lì ci sono tutta una serie di nodi e di temi complicati. Vuoi che racconto al pubblico che cos'è il romanzo esattamente, o vuoi farmi un'altra domanda tu? No, allora, per la prima volta nella mia vita io non posso raccontare un libro, perché questo libro è un libro, se lo tenete in mano, non andate nelle ultime 4 pagine, perché quando voi arriverete nelle ultime 4 pagine è una cosa talmente, come posso dire, spiazzante, che vi capovolge completamente il libro. A quel punto dovete rileggerlo, no? E quindi per la prima volta non posso farvi, come si dice, con questo termine orribile, perché non posso spoilerare il libro, non lo posso fare perché mi farei un dispetto sostanzialmente. Quindi posso raccontarne un pezzo, poi dopodiché non vado oltre, ma fai un'ulteriore domanda. Sì, no, allora hai toccato il tema cruciale della serata. In realtà, se tu me lo consenti, questo qui possiamo incasellarlo per comodità, ovvio, nel genere del romanzo codico, diciamo, del thriller psicologico. Questo così per
per capirci, diciamo, insomma, per intenderci il mondo. È un finto thriller. Cioè, è un finto, finto, sì, è un finto, la madre è ovvio. È molto 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 di più, possiamo spiegare perché è un romanzo gotico, ma è una struttura di romanzo gotico che poi alla fine si capisce che non è un romanzo gotico. Esatto, non vi diremo mai esattamente così. Il problema soprattutto mio, poi chiaramente Roberto ha molto di più di me il controllo, ovviamente non c'è paragone della situazione. Il mio problema è porre delle domande, affrontare delle questioni del libro, entrare in qualche maniera nella storia del libro e anche nella storia o psicologia dei personaggi senza dire cose proibite, senza anticipare nulla di quella che è la trama, perché Roberto potrà dire qualsiasi cosa è legittimato, io devo stare molto molto attento accorto a non rivelare nulla, devo dire, seguendo anche un poco quello che è il tema del libro, perché il tema, il libro è un libro che oscilla molto tra detti e non detti, tra cose taciute e squarci di rivelazione. La stessa protagonista del libro, che è, almeno per come l'ho vista io, è questa stupefacente casa di vetro realizzata, disegnata da Renculas, un archistar, è chiaramente un luogo particolare, un luogo particolare dove accade di tutto o non accade niente, è una sorta di luogo mentale più che un luogo fisico, ma qui appunto mi sto spingendo forse troppo in anticipazione, quindi è veramente il problema più grosso che mi sono posto. Però Roberto, sì, di questo ne parlerai tranquillamente, perché poi la fortuna di Roberto è che è molto generoso nelle cose che dice, molto anche affascinante nel raccontare tutte le cose, non soltanto del libro, nello spaziare sugli argomenti che tratta. Non volevo fartela subito, mi voglio agganciare a quello che tu hai detto. L'ho scritto in 7 giorni, poi vi spiegherò perché ci ho messo molto tempo. Mi immagino, di questo abbiamo parlato oggi, quello che balza agli occhi al lettore, sicuramente è balzato agli occhi a me, è un forte lavoro sulla scrittura, sulla sintassi, sulla costruzione della frase. Questo è un libro in cui c'è una scrittura limpida, terza, un poco, se mi permetti, alla Simenon, in quella anche che è la tensione narrativa, ma questa semplicità, apparente semplicità, è anche molto accattivante. È una tecnica che Roberto, secondo me, usa magistralmente per amplificare l'orrore del racconto. Quindi è come se ci fosse questo gioco, la semplicità apparente della scrittura, la fluidità della frase, che amplifica la tensione narrativa, che è molto molto forte. E forse per questo che hai perso un po' di tempo. Sì, allora partiamo da una cosa, facciamo una bella cosa. Io leggerò la prima pagina del libro, così più o meno facciamo entrare il nostro pubblico nel clima del romanzo. Dopodiché ti rispondo a queste due domande importanti. Margherita B. si occupò delle gemelle Lavinia e Lucrezia Ordelaffi dalla fine di luglio alla metà di agosto del 2018. La stesura del diario ha richiesto poco meno di 10 giorni. La calligrafia, nitida e leggibile, non tradisce incertezze. E questo mi sorprende, perché nessuno, nella sua condizione, avrebbe potuto mantenere una tale lucidità. In una lettera che accompagnava il testo, Margherita mi assicurava di non aver raccontato questa storia a nessuno. Mi chiedeva di tenerla riservata, mi lasciava però la facoltà di sottoporre queste pagine a persone in grado di spiegare i fenomeni che accaddero in quelle settimane. Le 3 persone che hanno letto questo manoscritto sono state poi incapaci di aggiungere una sola parola e non sono mai tornate sull'argomento. Lascio alla sua competenza il beneficio del dubbio, ma so che è difficile
accettare quello che viene raccontato. Ho corretto poche frasi, qualche data errata, qualche riferimento inesatto, nient'altro. Glielo affido con la speranza che la sua saggezza possa rischiarare le tenebre di questo orrore. La pagina successiva inizia con un manoscritto di Margherita che dice: venne a sapere di quell'offerta di lavoro da un'amica di mia madre, era l'estate del 2018, eccetera, eccetera. Ora, tu hai accennato una serie di temi. Il primo, questo è un libro di fantasmi. Poi che tipi di fantasmi siano, non li spiegheremo. Ed è un libro costruito naturalmente, come nella migliore tradizione letteraria, naturalmente un manoscritto. Cioè c'è un signore che dice: ho un manoscritto di questa donna che si chiama Margherita, no? Che racconta una storia che gli è accaduta in questa villa dove era andata a prendere servizio, perché in questa villa abitavano gli Ordelaffi. Gli Ordelaffi sono una famiglia aristocratica, il cognome Ordelaffi è realmente esistente, ma è una famiglia aristocratica estinta dal 1500, quindi non c'è più, ma c'è una lunga storia dietro, perché aiutarono Dante quando fuggì da Firenze. Dante lì scrisse un pezzo della commedia, c'è ancora chi dice che forse il manoscritto della commedia scritto proprio vergato personalmente da Dante Alighieri sia nelle loro carte che oggi sono l'archivio segreto vaticano. Insomma, tutta una serie di storie. Questa è una famiglia dove c'è la madre che si chiama Alessandra, c'è questa donna, è una donna affascinante, molto garbata, molto attenta, che ha sposato un principe che si chiama Umberto, ma che fa una vita borghese, non fa una vita aristocratica come non la fa Alessandra, e al punto che mandano le loro figlie gemelle in una scuola pubblica. E Umberto lavora in una banca d'affari londinese e quindi torna alla fine di ogni settimana da Londra in questa casa che Alessandra ha voluto fosse progettata da Rem Koolhaas, che è uno dei più grandi architetti del mondo. E questa casa viene progettata in che modo? Attraverso un sistema per cui non esistono muri esterni, esistono solo vetri esterni e finestre oblò. In realtà anche in questo caso io mi sono ispirato a una vera casa progettata da Koolhaas a Bordeaux nel 1988, adesso non vorrei sbagliarmi esattamente, che oggi in Francia è un monumento nazionale e che è effettivamente una casa in vetro, soltanto che la parte sopra non è in vetro ma la parte sotto è in vetro. La mia è tutta in vetro. Perché una casa di vetro e perché non il maniero o la vecchia casa con i corridoi segreti, con i corridoi segreti, con le stanze, con le torrette da dove possono apparire i fantasmi? Perché la prima domanda che mi sono fatto era: io non voglio scrivere un libro con le solite cose, le porte che cigolano, i corridoi bui, le stanze dove si aprono porte sconosciute o cose del genere. Volevo una cosa totalmente trasparente. In questa casa tu vedi quello che c'è dentro e da dentro vedi quello che c'è fuori. E cosa c'è fuori? Ci sono due gemelline bellissime. Una delle prime cose che dice Alessandra Margherita, dice ma sono bellissime Lavinia e Lucrezia, e lei dice sono monozigote, quindi sono identiche, e lei dice sì, da me che lo sanno. Naturalmente Lavinia ha una passione per l'equitazione, Lucrezia ha una passione per il pianoforte, e naturalmente Margherita ha preso un diploma di pianoforte al Conservatorio di Napoli e quindi viene da buona famiglia e quindi le aiuterà per delle cose in più. Ci sono delle persone di servizio in questa casa, c'è un giardiniere, è un po' strano, un siciliano, Gaetano, che ha una gamba sola, ha perso una gamba non si sa bene come e che ha un'aria molto ambigua per certi aspetti. Ci sono altre persone di servizio, ma soprattutto c'è un qualcosa. C'è dentro il giardino, la villa ha un parco sterminato di ettari e ettari e poi naturalmente una parte di parco è naturalmente disegnata a giardino,
dentro il giardino, nascosto in mezzo alle piante, c'è un tempio, un tempietto monoptero, tecnicamente un tempietto monoptero, quindi un tempio molto piccolo, il modello del tempio per chi è stato a Roma ed è andato a Villa Borghese è il tempio di Diana a Villa Borghese, soltanto che il tempio di Diana a Villa Borghese non è rinascimentale, è neoclassico, nel mio caso è rinascimentale, con una statua posta dentro questo tempietto, che è un marmo greco, che raffigura una divinità molto complicata, una divinità che veniva dall'Asia Minore, Ecate, una divinità trimorfa, nel senso che veniva sempre raffigurata con tre teste. Ecate è una divinità che tecnicamente viene detta psicopompa, cioè che portava dal regno dei vivi al regno dei morti le persone, ed era la dea dei crocicchi, nel senso che proteggeva gli incroci e i crocicchi, ma era talmente diabolica per certi aspetti che i romani avevano l'abitudine l'ultimo giorno del mese di fare delle offerte in cibo alla dea, messe appunto negli incroci per renderla meno ostile. Ed è proprio lì dove c'è questo tempietto che è rimasto, quindi cominciate a pensare a tutti, questo poi è un libro, voglio dire, costruito volutamente in un modo ben preciso che adesso dirò. E quindi c'è da un lato la assoluta modernità di una casa progettata da uno straordinario uomo che esiste e che vive a Londra di origini olandesi e che ha fatto in Italia tra le varie cose, poche cose, ha fatto la Fondazione Prada, sì. Dall'altro lato abbiamo l'arcaico arcaico, cioè abbiamo Ecate, abbiamo il marmo greco. Abbiamo il marmo greco da una parte e la modernità dall'altra. Abbiamo una famiglia aristocratica che affonda le sue radici lontanissime e nello stesso tempo una famiglia aristocratica che ha abitudini borghesi, che si atteggia ad abitudini borghesi. Infatti quando la Margherita dice ma sono delle principessine, dice non le chiami così, che quando vanno da mia suocera gli si inventa un sacco di cose, mia suocera gli racconta tutte cose di nobili, di cose, e loro si fissano, no? E noi non abbiamo queste cose, non mi chiami con nessun tipo di titolo perché non amiamo questo, io e mio marito facciamo una vita normale, no? Per secondo loro facevano una vita normale. Comunque, allora ecco che comincia a crearsi un sistema. È evidente che Margherita è entusiasta di tutto questo, al punto tale che quando va a fare il colloquio di lavoro e spera di essere assunta, spera di andare a vivere lì. E siccome però l'assunzione arriva con qualche giorno di ritardo, perché questa telefonata dell'avvocato che doveva fargli il contratto ritardava un po', lei ne era anche un po', come posso dire, dispiaciuta, pensava che tutto sommato quel colloquio non fosse andato come lei credeva e che quindi non sarebbe stata assunta, e questo le procurava un certo dispiacere. Invece poi avviene, e quando lei arriva tutto è bellissimo, ovviamente affascinata da Umberto, che è un uomo galante, gentilissimo e straordinario, e affascinato da queste meravigliose bimbe, talentuose e affettuose, e affascinato dalla leggerezza di Alessandra, e anche persino Gaetano, che ha un atteggiamento un po' complicato, però alla fine le parla delle talee delle rose, le fa vedere il giardino, e tutto sommato anche lui rientra in un sistema che è un sistema da Camelot, come dico io, no? Soltanto che questo è un libro che inizia dove tutto è in ordine e finisce in un disordine epocale. Io qui vorrei dirla una cosa e poi mi taccio e ti faccio fare la domanda. Io sono due giorni che sono molto turbato perché noi tutti siamo stati dei buoni conoscenti, perché dire amici con un uomo così era impossibile, di Roberto Calasso. Roberto Calasso è stato un pezzo della cultura italiana di questi 50 anni e forse il pezzo più importante. Ha fondato insieme ad altre persone, ma talento straordinario, anche un'età giovanissima, la casa editrice Adelphi, che voi tutti conoscete,
è stato uno scrittore di grande importanza, un uomo non facile, però un uomo straordinario. E buona parte dei libri che hanno portato a questo romanzo vengono dal suo catalogo. Prima di tutto René Girard, antropologo straordinario, René Dommal, no? Potrei andare avanti, adesso non voglio fare troppe citazioni, il libro di una semplicità come, come nessun altro mio libro nella mia vita, e l'ambizione era proprio di tenere gli strati uno sopra l'altro, cioè questo è un libro che è perfettamente a chiave, ma nello stesso tempo se non vuoi leggere le chiavi interne puoi leggerlo tranquillamente come un romanzo gotico e anche un romanzo sorprendente senza preoccuparti minimamente di quello che c'è dentro. Ma dentro c'è certamente una cosa che per me è importantissima, cioè quello che Girard è stato un grandissimo antropologo, ha insegnato tutta la vita in California, a Stanford, è accademico di Francia, ha scritto dei libri memorabili, il più importante si intitola La violenza e il sacro, l'altro si intitola Delle cose nascoste dalla fondazione del mondo. Allora è uno che si è occupato della violenza originaria, dell'indicibile, e tenete conto che il secondo libro di Roberto Calasso, Le rovine di Cash, è esattamente su questo tema. Per cui io volevo raccontare che cosa? Volevo raccontare l'orrore nella sua forma più mistica per certi aspetti. E quindi parto da questo, parto dal Tempio, parto da Eckhart, parto da un libro che tutti in qualche modo abbiamo attraversato per una serie di motivi, qualcuno l'ha studiato a scuola, qualcuno l'ha studiato dopo, e che è un libro di Euripide, che è Baccanti, e che è il libro più terribile che noi possiamo immaginare. Euripide intuisce che la nascita delle religioni successive, no? È solo un modo per tentare di nascondere la violenza originaria, l'orrore originario. Il sacro e il sacrificio sono la stessa parola, e il sacrificio naturalmente è quello che sappiamo. Allora, questo è il tema, è il nucleo del libro. In questo nucleo io avevo una esigenza che non ho mai avuto prima d'ora. In questo libro non ci sono relative. Questo libro doveva avere una lingua che era esattamente trasparente come la casa, nitida. E questo è il motivo per cui io ho fatto 16 revisioni, finché ho pensato che alla fine la lingua di questo libro era quella che mi serviva per raccontare un tipo di storia come questa. Mi fermo, perché sennò poi vi annoio tutti. Vale. Non ti devi fermare mai, perché l'ho detto all'inizio. Posso fare il monologo? Sì, certo, vabbè, ma se tu che presenti il libro, devo dire, per noi, tu sei proprio molto generoso. Io ho visto, assistito a alcune presentazioni dei tuoi libri, io stesso no, ho dialogato con te nel tuo penultimo libro, e tu sei veramente generoso, perché uno starebbe delle ore ad ascoltarti, quindi devo dire che rendi molto molto facile il ruolo di chi, come dire, dialoga con te, perché così tu dai spazio a tutta la tua fantasia, a tutta la tua conoscenza. Hai citato Roberto Calasso, devo dire che io ricorderò per sempre questo episodio della morte, perché sei stato proprio tu a dirmelo, sei stata la prima persona a dirmelo, Roberto Calasso, io te l'ho detto, mi fa piacere che in qualche maniera ci accomuna questa cosa, è sempre stato così il mio idolo, se possiamo utilizzare questo termine. Io sono cresciuto con i libri di quella casa editrice, i libri che ha citato, quello di René Girard, Delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, è un libro straordinario, ed è vero, tu addirittura a un certo punto, più che citarlo, intanto diciamo, vi alludi parecchio, e mi è venuto in mente anche quello che tu hai detto in una presentazione, cioè che in realtà i libri parlano di altri libri, no? Dialogano con altri libri, e quindi non si tratta soltanto dei propri libri, no? Di quello che è quello che si è scritto prima, ma di quelli che sono le letture di ciascuno di noi, di quella poi in questo caso che è la tua formazione.
Non c'è dubbio, ma l'hai detto adesso, che i libri di Calasso, i libri della casa editrice Adelphi, alcuni ovviamente, soprattutto quelli, no, che, sì, di antropologia, no? E che attingono proprio a questi misteri ancestrali, se vogliamo, no? Perché un po' quello no, a cui forse tu facevi riferimento, sono stato una fonte di ispirazione. Ovviamente hai citato Henry James, Giro di vita, che non c'entra nulla con Adelphi, ma tu hai citato, è venuto in mente anche a me quando l'ho letto, hai citato nel libro L'Isola del Tesoro. L'Isola del Tesoro che si salda un poco con il tuo libro, perché anche lì c'è una scrittura terza, limpida, chiarissima. Può essere letto come un romanzo d'avventura, un romanzo per ragazzi, e il tuo libro può essere letto come un thriller dove c'è molta suspense, dove c'è una trama e tutti si chiedono come andrà a finire. In realtà in entrambi i libri ci sono dei significati ulteriori, devo dire tremendi, perché se esemplificando, il tema fondamentale dell'Isola del Tesoro è questa lotta, questo duello incessante tra il bene e il male, ma è anche il tema fondamentale forse anche del tuo libro, Roberto. Sì, ma prima io dicevo di questo Gaetano. Pian piano, quando vai a leggere il libro, scopri che Gaetano veniva dalla Sicilia, era stato nel Golfo dell'Oman, dove faceva un po' il pirata, come si fa in quei casi, e che questa gamba l'ha persa in un episodio, diciamo, drammatico, e quindi di conseguenza lui ha smesso, è tornato e ha trovato questo impiego. Con John Silver. Esatto. John Silver era un pirata, il famoso pirata. John Silver è stato per me, ma lo è, un giorno ci scriverò, effettivamente ci ho scritto già un saggio, dentro un saggio, ma comunque, vedete, L'Isola del Tesoro è un libro cruciale, anche letterariamente, perché è, come molti altri libri, un inganno, cioè è un libro d'avventure, che invece è un libro sul bene e sul male, sulla difficoltà soprattutto di capire dove sia il bene o dove sia il male. Però è un libro che racconta una storia di signori che armano una nave per andare a cercare un tesoro in un posto molto lontano. E tutto questo nasce da un inizio che è un inizio, diciamo così, del libro molto affascinante, perché c'è una piccola locanda, si chiama l'Ammiraglio Bembo, c'è un ragazzino di 14 anni, di 13 anni, che si chiama Jim Hawkins, c'è una mamma stanca che gestisce questa locanda in un posto vicino a Bristol, in Inghilterra, siamo alla fine del Settecento, dove le cose vanno sempre come sono sempre andate, arriva qualche avventore ogni tanto, che dorme lì ogni tanto, e la sera alla locanda vanno a bere i notabili del paese vicino un bicchierino prima di tornarsene nel loro. Ma un giorno arriva in questa locanda un signore con un codino incatramato, con un pesante baule, che ha l'aria di un vecchio lupo di mare, butta delle monete sul banco e dice: mi fermo qui. Questo uomo è un uomo intrattabile, perché beve molto rum, ha sempre con sé un coltellaccio che sguaina in certi momenti e che conficca sul tavolo quando qualcuno lo fa arrabbiare, canta canzoni terribili, 15 uomini sulla cassa da morto, e tutti ne sono terrorizzati, compreso Jim. Questo uomo che non ha paura di nessuno, e che poi in realtà si scoprirà essere possessore di una carta del tesoro di un grande pirata, di uno dei peggiori pirati mai apparsi sui mari, che si chiamava Flint, no? Questo uomo va da Jim dopo un po' e gli dice: io ti do due monete se tu guardi fuori e vedi un uomo con un marinaio con una gamba sola. Jim è terrorizzato, dice: com'è che questo uomo che non parla con nessuno, che minaccia tutti e che non paga,
la locanda, perché non pagava mai e questo mandava nella disperazione la madre, no? Invece è disposto a darmi 2 monete ogni 7 giorni perché io possa riferirgli se vedo un uomo così. Comincia a sognarlo, lo sogna con una gamba in mezzo come Polifemo con l'occhio, lo sogna con una gamba amputata sotto il ginocchio, con una sopra il ginocchio, insomma diventa la sua ossessione. Accadono delle cose, arrivano dei pirati che vogliono ottenere da lui quella carta, primo è Cane Nero che è un uomo spregevole, terribile, poi arriva più il cieco e Jim ne è terrorizzato. Il capitano muore, la carta finisce nelle loro mani, armano una nave per andare a prendere il tesoro e il capitano della nave dà un dispaccio, un messaggio a Jim, che è il mozzo, che diventerà il mozzo dell'Hispaniola, che è quella che poi arriverà fino all'isola del tesoro, dicendo porta questo messaggio al cuoco di bordo. E il cuoco di bordo è un marinaio con una gamba sola. Nelle brutte serie e nei brutti romanzi Jim capisce che quell'uomo è pericoloso, nei veri romanzi non lo capisce e dice avevo visto abbastanza pirati per non pensare mai che tra l'uomo di cui parlava il vecchio capitano e John Silver ci fosse un'identità, perché John è un uomo affabile, John appena vede Jim gli dà una pacca sulle spalle, gli prepara un panino, è allegro e lui non sospetta niente, non sospetta nemmeno quando vede questo cane nero che stava bevendo nella sua locanda e che quando vede Jim per paura di essere riconosciuto scappa. John Silver sarà l'uomo che fa più capovolgimenti e tradimenti in tutto il mondo e alla fine è l'unico che riesce a fuggire dai pirati con un pezzo di tesoro, perché è talmente diabolico che lo fanno scappare per non averlo a bordo. Questo a me ha insegnato, come io ho scritto in varie cose, che il saper discernere il bene e il male, l'orrore, perché poi naturalmente Silver è un assassino feroce, no? È una cosa molto difficile. Tutti noi non riusciamo facilmente a discernere quel che è giusto e quello che non è giusto. E tutti noi tendiamo a nascondere le cose più terribili della vita fingendo che siano altro. I romanzi raccontano queste cose qua, però le raccontano in che modo? Attraverso una struttura narrativa che non dico vi inganna di continuo, ma vi svia di continuo, ma vi tiene nella lettura del libro. Qualcuno dice, questo qualcuno si chiamava Ludwig Wittgenstein, che era un grandissimo filosofo, mi diceva ciò di cui non si può teorizzare si deve narrare. Allora nei romanzi uno non può dire volevo dire questo e ho scritto quel romanzo, perché è un'ingenuità. Io non lo so esattamente, ognuno avrà poi la sua lettura del libro, ma la cosa che io volevo davvero era che di scrivere un libro di grandissima complessità che poteva essere letto da chiunque senza sentirsi in difficoltà nel leggerlo, ma anzi trovando la lettura, come dice qualcuno, una lettura che non smette di compiere per tutto il tempo in cui inizia e finisce il libro, che poi non è lunghissimo, quindi si può leggere, non dico tutto di fila, ma insomma in 2 giorni. No, sì sì, ma diciamo la qualità, se posso dire così, comunque la riuscita del libro è proprio in questa scrittura fluida, questa trasparenza che tu hai, a cui hai fatto cenno prima, che tiene incollato il lettore alla sedia e alla pagina, ovviamente. Io voglio ritornare su sempre sulla storia, e tu hai prima hai fatto cenno alla casa di vetro e al tempio, al tempietto. Mi sono sembrati, accanto chiaramente alle figure che tu pure hai menzionato, invece no, le gemelle, queste gemelle allo stesso tempo meravigliose e terribili, e così spero di non inquietanti più che terribili, inquietanti, quindi spero di non fare troppe anticipazioni. Ma se, la cosa che a me diciamo, ha colpito molto e che secondo me caratterizza molto la storia sono questi due poli,
la casa di vetro, la casa di vetro, di una contemporaneità estrema, perché l'architetto è un architetto che attinge alle forme più estreme di architettura, più contemporanee che si possano immaginare, almeno per quella che era la sua epoca. Voi, come sapete, queste cose pure nell'architettura, come in qualsiasi campo, vanno sempre molto avanti, no? Vengono sempre più, trovano sempre più delle estremizzazioni, e questo fa da contraltare al tempietto greco, in cui c'è questa rinascimentale, ma in cui c'è una statua antica, una statua greca, che hai descritto benissimo essere poi, come devo dire, multiforme e anche legata a tante storie, no? Come tutte le storie del mito. Per ogni storia del mito ci sono 100 storie del mito. Questo diceva meglio di tutti Roberto Calasso, quindi diciamo è stato uno di quelli che lo ha spiegato meglio, giusto per ritornare su questo genio dei nostri tempi. Ecco, come mai tu hai scelto questi due poli che, secondo me, da quello che io ho colto, tutto sommato rivelano lo stesso enigma? Devo dire anche, questo abbiamo parlato così la prima volta che ci siamo sentiti, all'interno stesso della casa di vetro ci sono delle contrapposizioni singolari. Lo studiolo antico che fa da contraltare alla biblioteca moderna, e a un certo punto ci collochi il dipinto di Michael Boremans, che è un artista contemporaneo, ma che usa un linguaggio espressivo tipico dei pittori fiamminghi. Cioè, quindi anche questo voler giocare da parte tua, io credo che risponda, come devo dire, a un disegno sicuramente, questo di voler giocare sempre con gli opposti, inserire l'opposto, questa oscillazione all'interno del contemporaneo e nella storia, questo, diciamo, spostarsi tra l'antico, l'arcaico e il contemporaneo. Ecco, perché tu hai scelto quelle due immagini, il tempietto e la casa, perché proprio quelle? Perché non le cose non evolvono mai contrariamente a quello che noi pensiamo, soprattutto quando andiamo su temi che sono i temi della nostra esistenza, le cose sono ferme da sempre. Noi ci illudiamo che ci sia un'evoluzione dei concetti, delle filosofie, delle idee, ma poi alla fine, ogni volta che noi dobbiamo andare a cercare una risposta, dobbiamo tornare indietro. Prima citavo Euripide è chiaramente questo, cioè ogni volta che noi cerchiamo delle risposte abbiamo più probabilità di trovarle in Platone che di trovarle in un filosofo contemporaneo. Nella poesia antica e nella letteratura antica più ancora che nella letteratura moderna. Però nello stesso tempo la letteratura moderna è qualcosa che ci accompagna, qualcosa che ha un senso, per cui noi viviamo sempre degli strappi continui tra un segno antico e un segno moderno, tra quello che ci è stato detto del mondo dalla mitologia in poi e quello che noi cerchiamo di capire del mondo, avendo naturalmente andando avanti. Abbiamo un'idea, come posso dire, scientista fondamentalmente di tutta una serie di temi che fanno parte dell'antropologia, che fanno parte della psicanalisi, che sono parte integrante della filosofia contemporanea, ma questi temi hanno sempre una radice lontanissima. E io volevo questa radice lontanissima. Ma non volevo solo quella, volevo dire che tutto sommato, anche quando noi facciamo le cose modernissime, è sempre indietro che abbiamo bisogno di tornare. È sempre in qualcosa che però ci sfugge davvero. C'è una cosa che, tra le cose che io ho fatto in questo libro, tra le cose che ho fatto nel senso le correzioni, a un certo punto, nell'ultima stesura, io per tutto il tempo avevo messo un esergo. Che cos'è un esergo? Un esergo è la citazione iniziale, ultimamente assai di moda tra tutti gli autori contemporanei, che ne mettono anche 3, 4, 5, 6, mescolandoli, mettono
Shakespeare, Vasco Rossi, fanno tutte robe di questo genere terribili, secondo me. E però comunque quella citazione iniziale che spesso c'è in un libro, che può essere anche in un saggio, raramente nei libri di poesia, anche nei libri di poesia, quasi sempre nei romanzi. E io avevo messo un esergo che era proprio Euripide, ed era Baccanti, e l'esergo era una frase rapidissima, velocissima, ed era non è saggezza il sapere, che è il senso di tutto questo. Sono molto cambiato quando io misi l'esergo di Otranto nel 97. L'esergo di Otranto era San Paolo ed era in greco e diceva: tutto ciò che è manifestato è luce, era una lettera di San Paolo. Sono passato dal mettere un esergo in greco non tradotto a togliere un esergo per non tenere lontano il lettore. Non volevo che il lettore aprisse questo libro e trovasse Euripide nella prima pagina. Quello che significa quella frase non è saggezza del sapere, stiamo parlando del dionisiaco vero e proprio, perché quello è Baccanti, no? È tutto nel libro. Io avevo bisogno di tenere il lettore a me e di non dirgli da subito: guarda, fai attenzione che qua ci sono i tragici greci, qua c'è Girard, qua c'è Stevenson, qua c'è Hoffman, cioè l'uomo, lo scrittore dei racconti notturni, qua c'è Michael Borman, qua c'è Rem Koolhaas, qua c'è, non posso andare avanti perché sennò poi svelo troppo, no? E sì, ci sono tutte queste cose, ma c'è anche un'altra cosa, che è una storia. È la storia di Margherita B, che entra in una casa e da questa casa esce a un certo punto per fare altre cose, e in questo tempo accadono in quella casa delle cose che sono facilmente comprensibili, ma che hanno diversi livelli di lettura. Ora, qui devo dire una cosa, perché molti che mi conoscono sanno bene quanto io debba, prima ho citato Roberto Calasso, adesso devo citare necessariamente Umberto Eco, che tra l'altro negli ultimi tempi delle loro vite, nella vita di Umberto, c'è stato anche un avvicinamento tra i due che non erano così compatibili in teoria, però poi erano diventati anche abbastanza amici, tutte e due, no? L'altro giorno è successa una cosa strana, io sono andato ad Ascoli Piceno a presentare questo libro al 27 ed è venuto a ascoltare la mia presentazione in una cava di travertino in cima alla montagna. Tullio Pericoli, che è un caro amico mio, è stato un caro amico di Umberto Eco ed è stato un caro amico di Roberto Calasso. Siccome Calasso nessuno sapeva come stesse in realtà, perché da 4 mesi non lo vedeva più nessuno e nessuno ne sapeva niente, ed essendo lui molto amico di Roberto Calasso, a un certo punto mi ha detto: gli ho telefonato 4 giorni fa e l'ho sentito malissimo. Allora mi sono preoccupato e ho chiamato la sua segretaria e mi ha detto: no, Roberto è solo stanco. Non era vero, sarebbe morto dopo 4 giorni. Poi io gli ho detto che dovrò scrivere un libro su Umberto Eco, perché questo è uno dei libri prossimi che scriverò, e lui mi ha guardato e mi ha detto: ma tu sei mai riuscito a parlare con Eco? Davvero? E io gli ho chiesto: e tu sei mai riuscito a parlare con Calasso davvero? E lui mi ha detto no. E questo è un lungo discorso. È un lungo discorso di uomini che mettevano continuamente un meccanismo strano di affettività e di distanza di continuo. Quindi di moderno e di arcaico, se vuoi. Leggila in un altro modo. Quando Eco scrive Il nome della rosa, fa una lettera di copertina che è andata in disuso negli anni, purtroppo, perché era scritto, invece non dovevano usarla in tutte le edizioni successive, perché l'ha scritta Umberto stesso. E lui disse: c'è un primo tipo di lettore si appassionerà al giallo dei monaci uccisi nella pazzia, un secondo livello di lettori si appassionerà invece a tutta la disputa sulla povertà di Cristo, eccetera eccetera. Un terzo livello di lettori si appassionerà all'idea del secondo libro della poetica di Aristotele e del comico, del riso, che è il riso di Sacrante, eccetera, eccetera. No? Allora, parafrasando e facendo le debite proporzioni, poi io sono stato molto legato a Umberto per
ecco, per tutta la vita praticamente, e anche Umberto negli ultimi 3 mesi non sono saputo come stava, io capii che non stava bene perché per la prima volta dopo 25 anni mi rispose una segretaria che non conoscevo neanche, che aveva un assunto apposta, dicendomi che lui mi avrebbe risposto questo, ed io ho capito che non funzionava. Facendo le debite proporzioni, io ho voluto fare la stessa cosa. Quando Umberto Eco fu intervistato, appena uscito Il nome della rosa, nel novembre dell'80, da una sinologa importante che si chiama Renata Pisu, Renata Pisu gli chiese: ma scusi professore, ma scusami perché si davano del tu, ma com'è che tu a 48 anni, a 48 anni, dopo una carriera da professore universitario, insomma, da noto, famoso in tutto il mondo, con una quantità di saggi scritti, hai deciso di scrivere un romanzo? E lui risponde con una battuta folgorante, che però è la vera e il vero senso del lavoro di uno scrittore. Cioè dice: ho deciso di scrivere questo romanzo perché volevo avvelenare un monaco. Punto. Ed è vero. Poi c'è tutta quella roba lì, sono 600 pagine, c'è Aristotele, c'è Bernardo Gui, ci sono gli inquisitori, ci sono i francescani contro i domenicani, c'è il papa scissionista di Giovanni XXII di Avignone, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il punto è quello: che cosa volevi fare? Volevo avvelenare un monaco. Domanda: perché hai scritto loro? Perché volevo scrivere, per la prima volta, mettere in un libro dei fantasmi. Poi c'è Girard, Il bene e il male, Le cose nascoste dalla fondazione del mondo, L'orrore dionisiaco di Euripide, La violenza originaria, Il sacro e il sacrificio, tutte queste cose qua, e il finale che non si può dire, no? Ma che nessuno può prevedere. C'è stata solo una persona che ha osato dirmi che l'aveva previsto a metà, e non era vero, bleffava, perché non si può, cioè io non so quanti l'hanno letto, ma chi l'ha letto qua? E io ti posso fare questa domanda: potevate immaginare come finisce questo libro? No, tu neanche. Esatto. Allora, questo è il no, cioè è questo gioco se vuoi insensato della letteratura, perché la letteratura gioca con la trama, con l'intreccio, con la narratività, con la lingua, con la struttura del romanzo e tutte queste cose qui, e nello stesso tempo ti dice delle altre cose, cioè ti dà non delle istruzioni per l'uso sulla vita, ma ti dà una cosa ancora più importante. Intanto tanti, non so perché in questi ultimi tempi, mi fanno tutti questa domanda su Camilleri o cose del genere, no? E mi chiedono che differenza, forse ieri a Cutrofiano qualcuno mi ha fatto una domanda che non mi avevano mai fatto. Io ho conosciuto bene sia Camilleri che Leonardo Sciascia. E la domanda era: che differenza c'è tra Camilleri e Sciascia? Naturalmente entrambi siciliani, anche se poi non si sono mai frequentati, no? E io rispondo, posso rispondere in questo modo, che Andrea Camilleri, quando voi cominciate a leggere i suoi libri, il mondo è in disordine, e quando li finite, il mondo è in ordine. Con Sciascia, quando cominciate a leggere i suoi libri, il mondo è in ordine, e quando li finite, il mondo è in disordine. Allora, gli scrittori cercano, con tutto il rispetto per Andrea Camilleri, che è stato un uomo meraviglioso, ma non era Sciascia, no? Ecco, gli scrittori tendono in qualche modo a disordinare le vite delle persone che leggono i libri, perché da questo può uscire qualcosa d'altro. A sparigliare, no? Allora, Roberto, il libro, no? Tu hai fatto un cenno alla trama, diciamo, ci sei dovuto anche diciamo, fermare. Mentre parlavi, però, lo sguardo è caduto sulla copertina che alla fine non ha un valore secondario. Ho trovato la copertina di questo libro perfetta. Io poi devo dirti la verità, non ho approfondito la provenienza, però vorrei che tu mi dicessi un poco da dove hai tratto questa immagine, che non potrei, come dire, immaginare più aderente, più conforme a quello che sono le gemelle, queste persone bellissime e inquietanti allo stesso tempo.
guarda, questo è un discorso molto interessante. Allora, qui c'è un aspetto, ovviamente la copertina di questo libro è una copertina di cui io sono fortemente responsabile, perché io mi sono autopubblicato, cioè nel senso che questo è un libro di narrativa italiana uscito da Neri Pozzo e io sono il capo, diciamo così, l'editor della narrativa italiana di Neri Pozzo. Per cui è evidente che mentre con gli altri libri io mandavo il libro, poi mi facevano vedere delle copertine possibili, gli editori tendono a considerare le copertine non un fatto letterario ma un fatto di marketing, cioè per il marketing e non sono per i letterati. Uno specchietto verde all'opera, diciamo. Sono un modo per far notare la copertina. Io avevo scelto un'altra copertina, anch'essa decisamente inquietante, di due gemelle, di una fotografa inglese, americana o inglese, non lo ricordo più, però è una delle più grandi fotografie del mondo, che si chiama Loretta Lux. Le sue opere sono state esposte al MoMA, eccetera eccetera. Purtroppo Loretta Lux non ci ha dato il permesso di usare la sua copertina, perché non dà il permesso a nessuno di usare le sue foto per copertine di libri. Per cui ci siamo ritrovati in 10 giorni a dire: oddio, che facciamo? E come spesso accade in questi casi, il secondo risultato era migliore del primo, perché io ho trovato questa fotografa olandese che ha una tecnica di fotografia simile a quella di Silvia Camporesi, che è una fotografa italiana che ha l'abitudine di disegnare e dipingere sulle proprie foto, no? E quindi molti mi dicono: ma è un quadro o è una fotografia? È una fotografia con una parte pittorica aggiunta. La fotografia si nota molto e tutti notano molto questa copertina, che tra l'altro è un pezzo della foto dell'olandese, perché se poi guardi dentro il libro abbiamo pubblicato anche la foto integrale. Però anche qui c'è da fare una riflessione che si fa poche volte. Tutti noi abbiamo, prima parlavamo di Adelphi, possiamo aggiungere Einaudi, possiamo aggiungere Sellero. Se dico questi tre editori, tutti pensiamo che sono gli editori che fanno le copertine più belle, insieme anche a Neri Pozza, ma in un modo diverso. E sono tutti e tre editori di cui vi sfido a ricordare una copertina. Einaudi sono tutte bianche. Adelphi sono un lettering riconoscibilissimo, ma se io dico: qual è la copertina della mano di Simenon che è uscito preso da? Nessuno lo sa, perché non lo guardiamo. La stessa cosa avviene con Sellerio, che ha un campo blu, l'autore e il titolo, e un dipinto al centro che nessuno ricorda minimamente. C'è una vecchia storia che raccontava quel grande uomo che fu Bruno Munari, ma che naturalmente noi prendiamo per buono, e Munari ne ha fatte di copertine per Einaudi, no? Che diceva giustamente: in Italia l'idea è che la bella copertina è una non copertina. All'estero invece è diverso. Questa, io spero di essere riuscito a fare una bella copertina che sia una copertina, cioè perché questa si nota, no? E invece di solito le copertine non si devono notare, devi riconoscere quel tipo di libro che è sempre uguale indipendentemente dal titolo che viene pubblicato. Ecco, questo no, questa è una cosa diversa. Roberto, questa domanda avrei dovuto fartela, diciamo, prima della domanda sulla copertina, perché si collegava proprio a quello che tu hai detto sul racconto, sulla storia, sul fatto che nessuno avrebbe immaginato come sarebbe andata a finire sì, io stesso non lo immaginavo per nulla, devo dire però che, questo col senno di poi, tu non hai lesinato di diciamo, disseminare il tuo racconto di segnali, di indizi. Il primo che io poi ho riscoperto dopo è quando Margherita B si reca per la prima volta in villa. Fermati,
Sì. Basta. Ah, solo questo? Sì, sì, sono soltanto. Ah, soltanto. Stavo già preoccupando. No, soltanto questo. Era una volta in villa. Sì. E in quella è poi finito. E a un certo punto si reca in villa e scompare dal navigatore il segnale della villa e quindi lei sta per varcare un confine. Punto. Bene? Perfetto, ah, va benissimo. Ma l'avevo detto sin dall'inizio che era complicato. Era complicato. Il racconto è molto appassionante, ovviamente è un thriller, anche se è molto ma molto di più, è una storia con un finale a sorpresa, e quindi è veramente, come devo dire, mortificante. E un finale a sorpresa direi che è un totale capovolgimento. Capovolgimento, sì. Una sparigliatura, così, un mettere in disordine ciò che all'inizio era tutto in ordine. L'unica cosa che si può dire è che quando tu arrivi all'ultima pagina hai capito che dovevi andare, hai letto un libro diverso di quello che pensavi. Sicuramente. Sicuramente è un altro libro, questo sì, però è pieno di indizi, è vero? È vero, sì, ma sì, io sì. Poi gli indizi li ho rimessi anche nelle stesure successive, cioè ho cercato di calibrare gli indizi anche dopo, cioè li ho aggiunti anche. Evidentemente non ne hai aggiunti tanti. Beh, non potevo giustamente tanti, altrimenti avresti svelato. Però poi quando lo rileggi, chi l'ha riletto due volte non, e sono tanti, dicono: ah beh sì, certo, rileggendolo li trovi, li vedi. Ma naturalmente è un gioco a nascondere continuo. Senti Roberto, io ho un po' estrapolato, questo da questo punto devo leggere, dei passaggi del tuo romanzo che mi sono piaciuti moltissimo e che sono un po' messi lì, ma mi sono piaciuti molto. A un certo punto, a 46, quando parli delle stanze della villa, quelle concepite per le bambine, stanze vezzose, molto studiate, tu dici: era un'idea di infanzia che non esisteva più. Mi è piaciuta molto questa frase. E poi un'altra, che in qualche maniera si collega a questa che ho appena detto, a pagina 88, Margherita si addormenta e dice: tornai alla mia stanza, ma non prima di aver guardato nella camera delle gemelle. Dormivano come due esseri innocenti, di quella innocenza dell'infanzia a cui, ormai da tanto tempo, nessuno crede più fino in fondo. Ecco, mi sono sì, piaciute. Detto così posso sembrare una specie di... Sì, è vero, però questa è chiaramente... La frase di uno scrittore che ha letto Freud, è chiaramente l'idea dell'infanzia prima dell'invenzione della psicanalisi è del tutto diversa dopo rispetto a dopo l'invenzione della psicanalisi. Questo non vuol dire che l'infanzia non sia innocente, ma certamente che il tipo di innocenza dell'infanzia è un'innocenza totalmente terrena, non è una innocenza angelicata come abbiamo pensato di credere e come abbiamo raccontato nelle favole, quindi questo sì, questo è il senso. Sì. Va bene. Allora, Roberto, noi all'inizio della serata abbiamo così evocato un po' quei demoni meridiani, no? Che tu avevi citato con Otranto. Possiamo dire che è un cerchio che si chiude e qui li fai rivivere, come dicevo all'inizio, in questa villa stupefacente alle porte di Roma, quindi un cerchio si chiude oppure è in qualche maniera un ritorno. Mi piace un po' a me, diciamo, pensare che si tratti di un ritorno, perché se vogliamo un po', no? Ricordare la tua celeberrima, no? Frase di Otranto, che è l'anagramma di Tornato, quindi che credo un cerchio che si chiude, insomma è un ritorno, c'è un legame con... Mi piace pensare che ci possa essere un legame con Otranto, cioè questi demoni, i demoni li fai, sono nati qui, li fai ritornare a Roma e stasera ne parli di nuovo qui in Piazzetta San Pietro. Guarda, Otranto riuscirà in un'edizione nuova su cui interverrò, cioè sarà identica a quella del 97, forse farò qualche piccola correzione della nave di Teseo, forse l'anno prossimo, cioè la nave di Teseo ha comprato i diritti di Otranto che erano scaduti da molto tempo. Ci sono degli elementi in comune, in effetti,
e ci sono degli elementi in comune in tutti i miei libri. Cioè, allora, in questo caso c'è una persona in Otranto che spiega il mosaico a Elena, no? E che gli racconta esattamente perché il mosaico, no, è qualcosa che ha a che fare con la più antica antropologia, e quella persona è René Girard. Io non lo dico nel libro, ma è così. René Girard torna tanto tempo dopo. I fantasmi che appaiono a Margherita sono fantasmi meridiani. I fantasmi meridiani sono una cosa molto interessante, perché tutti pensano che, naturalmente obbedendo a, diciamo, a una logica romantica, il fantasma arrivi a mezzanotte. Ma mezzanotte non è un'ora, mezzanotte è qualcosa che tu sai, riconosci, perché hai un orologio, perché se non hai un orologio non c'è nessuna differenza tra le 11 di sera e l'una di notte, e mezzanotte stessa. I greci dicevano che i fantasmi apparivano nell'ora del mezzogiorno, perché? Per una serie di motivi anche molto pratici, ma soprattutto perché a mezzogiorno era il sole allo zenith, quindi senza meridiane, senza niente, senza naturalmente misuratori del tempo, tu sai quando è mezzogiorno, perché a mezzogiorno non c'è l'ombra. Okay? E naturalmente non bisognava addormentarsi a mezzogiorno in piena luce, soprattutto d'estate, perché se no i fantasmi ti portavano via. In realtà, se ti addormentavi a mezzogiorno morivi. Allora, i fantasmi meridiani, i demoni meridiani di Otranto sono demoni della luce, i demoni, i fantasmi di Margherita sono dei demoni del giorno, poi anche se poi alla fine le cose più rilevanti accadono di notte durante una tempesta, ma questo glielo possiamo anche accennare, tanto più di tanto non si può dire, no? Ma certamente le cose sono simili. Io ho scritto 30 libri fino ad oggi, ho pubblicato 30 libri. Di questi 30, più o meno, io li conto, poi me ne dimentico sempre uno come i 7 nani, ma comunque all'incirca sono 10 romanzi, 4 libri di poesie, e adesso sono dei saggi. Questi romanzi hanno dei temi che ricorrono continuamente, ad esempio i gemelli sono, ma io non me lo ricordavo più, perché poi io certi miei libri non me li ricordo benissimo. No, non perché sia rimbambito, ma perché li dovrei rileggere. Allora, c'è un tema dei gemelli in un libro che avevo pubblicato che si intitolava Per un attimo immenso ho dimenticato il mio nome, dove c'erano due gemelle con una storia abbastanza, quindi il tema dei gemelli è un tema che io, su cui io torno a distanza di anni. I libri si parlano tra di loro, come dicevamo all'inizio, ma parlano anche tra di loro i libri di uno stesso autore, e quindi sì. Chi lo sa, io non escludo che nei miei libri futuri tornerò a raccontare Otranto in un modo diverso. D'altronde, quando scrissi Otranto era il 96, 95-96, l'ho pubblicato nel 97, sono passati ormai talmente tanti anni che forse una scrittura diversa, ecco, la scrittura di Otranto è totalmente opposta alla scrittura di questo libro. Però forse con una scrittura diversa forse potrei tornare a raccontare, a dire, però i libri sono così. Un anno fa non immaginavo di pubblicare questo libro e adesso questo libro qui, quindi ogni volta, diciamo così, è un qualcosa di imprevedibile, che però ha sempre a che fare con gli stessi libri, con gli stessi autori, con le stesse ossessioni, con le stesse storie che uno racconta di se stesso e delle storie personali. Benissimo, Roberto. Sono domande. Ovviamente abbiamo gradevolmente sforato il nostro tempo, ma diciamo, ce ne freghiamo. Saremmo ad ascoltare Roberto per ore, perché devo dire è sempre molto molto affascinante anche per come racconta le cose. Non lo dico per così, perché sei qui, ma poi lo sai che sei molto bravo. Quindi a questo punto io vorrei invitare qualcuno del pubblico che ha delle domande da fare, magari qualcuno che ha letto già il libro, come Anna Maria Gustavane, giusto per non fare nomi, oppure qualcuno che è rimasto incuriosito da qualche passaggio che è stato toccato. Ma
Prego. Sì, però poi dirmi cosa. Non voglio fare una domanda, voglio fare un'affermazione. Abbiamo parlato di temi ricorrenti nella scrittura di Roberto. Io ho letto e riletto tutti i suoi romanzi e un bel po' di anni fa, penso che lui fosse al sesto romanzo, non ricordo bene, mi fu chiesto per un'associazione, per l'associazione femminile, di celebrare con Roberto la giornata della donna. Il tema era Roberto e le sue donne. Le sue donne intese come personaggi letterari, chiaramente, assolutamente, come personaggi letterari. Esatto, questa è la chiave. E per l'occasione mi rilessi accuratamente tutta la sua opera fino a quel momento, dandole una chiave di lettura che poi ho ripreso per tutti i romanzi successivi, e devo dire che quest'ultimo è stato veramente illuminante perché ha chiuso il cerchio. Ho capito attraverso quest'ultimo romanzo una cosa fondamentale e importantissima dei temi narrati, della, come si dice, della poetica letteraria di Roberto. Un tema fondamentale, sapete qual è? Posso dirlo provocatoriamente? Certo. Allora, tutti i personaggi femminili di Roberto sono tutti inquietanti, come se rivelassero una misoginia di fondo. Allora ho pensato che in effetti, mettendo in fila tutti i personaggi femminili di Roberto, avremo un corteo di baccanti, dove il mito si collega al contemporaneo. Magicamente e distruttivamente per noi donne. Grazie Anna Maria, non vorrei che tu avessi rovinato tutto quello che abbiamo detto finora. Comunque, ovviamente la domanda era affermazione, io la devo chiaramente, diciamo, passare a Roberto. Non lo so, allora, la cosa che posso dire è che non sono misogino. Questo chi mi conosce lo sa, non è che... L'autore è l'uomo. Esatto, sono due cose diverse. Dopodiché, certo, sì, è vero, ci sono delle cose strane. Allora, io ho scritto dei miei romanzi almeno due e mezzo, quasi quattro romanzi in prima persona femminile. Anche questo fondamentalmente lo è per buona parte del libro, almeno per quanto riguarda il diario di Margherita. E la scrittura femminile è una scrittura che mi ha sempre interessato molto per certi aspetti, come probabilmente più che un meccanismo di misoginia c'è la consapevolezza, mi perdonino coloro che qui siedono e sono del mio stesso sesso, che le donne sono più interessanti degli uomini da raccontare. E quindi probabilmente è anche questo uno degli elementi, ma non è detto per dibattere eccetera eccetera, è semplicemente perché è vero. Dopodiché non lo so, cioè certamente questa qui è una lettura interessante, poi che siano tutte mancanti è una cosa su cui dovrò rifletterci, però prendo atto di questa cosa, nel testo c'è, nei testi c'è, quindi dovrò rifletterci bene, ma io sono l'ultimo che può dire qualcosa su questo, perché come dice qualcuno, il libro è lì e siete voi a farne una lettura, io ho solo scritto, tutto qua. E secondo un vecchio detto per cui gli autori dovrebbero togliersi di mezzo quando esce il proprio libro perché disturbano il cammino del testo, questa è una delle declinazioni, diciamo così, del cammino del testo. Benissimo. Sì. Allora, innanzitutto mi dicono di ripetere che il libro potrebbe essere un'ottima sceneggiatura per un film in generale. Perché non l'hanno letto fino in fondo. L'hanno letto fino. La domanda però, il terrorismo psicologico fatto riguardo a quello che ci può dire o non dire, mi mette un po' in imbarazzo perché non ho letto e quindi sto riportando. La devo far leggere prima la domanda? Sì. Ok, portala qua.
già sei partito male, e quindi meglio che do un'occhiata. Con Roberto succedono anche queste cose, eh? Sì, no, puoi farla, non l'ho capita nemmeno io, però. Farla, non c'è problema. La domanda sarebbe, se sono loro che hanno, che spazzano il tempietto. Loro è con la L maiuscola. Maiuscola. Se sono loro che spazzano. No, che spazzano, che lo distruggono. Una risposta brutale. Non lo so. No. Cioè, non è che non voglio dire, non lo so, no, proprio. Cioè, nel senso che non lo so. Poi, sai, loro sono tanti, loro. Non l'ho letto, non preoccuparti, ti rispondo tu. Faccio l'ambasciatore, non porta bene. Okay. Tu fai finta che l'hai letto, io ti sto dicendo questa cosa, tu fai così, sì, con la testa. Va bene. Guarda, allora, sono tanti i loro, e lo si capisce alla fine. Non è che sono solo loro i fantasmi, e mi spingo fino a questo e oltre non vado, e non sono solo loro le gemelle. Perché se tu vedi la copertina loro, sulla copertina c'è stato un grande semiologo francese che si chiamava Gérard Genet, che scrisse un saggio memorabile su cui tutti noi abbiamo studiato, che si intitolava Seuil, no? Dalla casa editrice Seuil, e Seuil sono le soglie. Le soglie sono tutto quello che in un romanzo è extratestuale: la copertina, l'esergo, il titolo, la letta di copertina, la biografia dell'autore, la quarta di copertina con la citazione, eccetera, se c'è la foto dell'autore, se c'è, insomma, quelli sono le soglie. Allora, nella soglia iniziale di questo libro ci sono le due gemelle ed è loro, quindi quando uno vede il libro dice loro sono le gemelle, loro sono le gemelle, loro sono i fantasmi, loro sono loro. E su questo o lo leggete o sapete il vostro. E su questo c'è il banchetto a destra. Qualcun altro? Qualcuno vuole intervenire? Vabbè, allora possiamo chiudere qui. Io ringrazio innanzitutto Roberto. Grazie a voi, grazie. Con tutto sto caldo siete stati eroici. Adesso si sta bene. Adesso si sta bene, infatti potremmo magari fare un secondo giro. Adesso si sta veramente bene, prima è stato terribile, però devo dire che ne è valsa la pena, perché Roberto veramente ci ha inchiodati alla sede, quindi ringrazio Roberto e ringrazio di aver accettato il nostro invito a presentare il suo ultimo libro proprio qui, proprio a Otranto, e quindi a stare con noi una serata. Ringrazio voi che siete venuti, ringrazio la nostra associazione che ha organizzato l'evento, ringrazio il Comune di Otranto che ci ha messo a disposizione la piazza, e speriamo, ringrazio loro, ringraziamo loro, chiunque essi siano. Ovviamente. Le ringraziamo comunque per le emozioni che potranno regalare, no? Nella lettura, poi le emozioni possono essere di vario genere, no? Diciamo positive, negative, questo è un altro discorso. E niente, speriamo poi di rivedere Roberto nel suo prossimo. Prego? Tra due giorni lo leggiamo e poi. Fra due giorni, sì, tanto lui diciamo. Due giorni, se volete venirmi a parlare di loro, dovete venire a Palapita, perché tra due giorni sono a Palapita, domani sono a Leuca. No, no, ma in realtà è vero, nel senso che Roberto poi continua questo tour di presentazione del libro. Dopo Palapita ho finito. Sì, vabbè, quindi fino a Palapita. Pendotti, sì. Cutrofiano ieri. Ovviamente Davide Tommasi, lo ringraziamo. Questa era la migliore, quindi avete fatto bene a perdere Lecce. Dovete sapere che tutta la serata, dal punto di vista tecnico, si è resa possibile grazie al lavoro di Davide Tommasi, che pazientemente ha secondato tutti i nostri desideri, cercando di rendere pianeggiante la piazzetta San Pietro, quindi un lavoro encomiabile. Quindi di nuovo grazie a tutti e grazie per la bella serata che abbiamo passato tutti insieme, penso che si sia trattato proprio di questo. Va bene, buon proseguimento.
Grazie.